ancora qui davanti alla sede del Parco del Delta. Oggi sentiamo l'intervento del sindaco di Taglio di Po, che ha avuto, secondo me, un'idea importante di chiedere al ministro di venire qua a discutere di questa faccenda delle trivellazioni nel nostro territorio, perché per noi è cosa di vitale importanza, per una popolazione che di questo ha già pagato, ricordando le estrazioni di metano degli anni 60, di cui stiamo ancora pagando le conseguenze. Nel 2016 o 2017, se non ricordo, hanno fatto la presentazione del progetto della piattaforma Taglio Ricco in Regione Veneto. Cioè, siamo andati io e il tecnico di Taglio di Po, l'architetto Dian, appunto per presentare le nostre osservazioni direttamente là. C'era anche il consorzio di bonifica con noi, il tecnico incaricato della piattaforma diceva: guardate che nell'arco di 20 anni di funzionalità della piattaforma l'abbassamento previsto, il cono che si creerà, sarà dall'1,5 cm ai 2 cm, 15 cm, insomma un dato che era abbastanza relativo e che sarà contenuto solo entro certi termini. Era maliziosamente, perché siamo delle brutte persone, diremmo, noi abbiamo chiesto: ma finita l'estrazione, cioè 20 anni, dai 20 anni ai 50 anni, perché vediamo che la subsidenza finita negli anni 60 continua ancora adesso dopo decenni, come sarà la previsione? Non l'abbiamo previsto, non ci sarà la previsione, non l'abbiamo conteggiata, perché per noi una volta che finisce il pozzo non ci saranno più ulteriori problemi. Ecco, questa è un po' la lungimiranza con cui si scontra anche il nuovo Ministero per la Transizione Ecologica, nato sotto ben altri auspici, che però magari si trova un po' a dover affrontare questi problemi senza conoscerli tecnicamente. Ecco perché io, in maniera ancora provocatoria, dici: invitiamo anche qua il ministro che si renda conto che la cosa non nasce e si esaurisce con il pozzo, con l'estrazione del pozzo, ma nasce e poi continua anche negli anni a venire. Quindi è una programmazione che è sicuramente necessaria, perché se si vuole arrivare a, diciamo, passato nel termine, a un'autarchia energetica, cioè essere autonomi dal punto di vista energetico, è anche vero che non si può fare come negli anni 60, dove magari hai guadagnato 100 dalle estrazioni del metano e ne hai rimessi 1000 per poter poi salvaguardare un'area come questa. Quindi cerchiamo anche di far conoscere quello che è il nostro territorio, dalla storia, da bonifica, con il Museo della Bonifica a Cavandremin, cioè come siamo nati, come ci siamo evoluti e come riusciamo ancora a mantenerci, per far capire appunto l'importanza di salvaguardare un territorio come questo e di non portare avanti idee che sembrano già dall'inizio, non dico folli, ma privi di quello che è una conoscenza ottimale del territorio.